ricostruzione ha un senso se assicuriamo nel frattempo che queste aree rimangano vive e vitali, perché dobbiamo scongiurare il rischio che le case una volta ricostruite restino drammaticamente vuote. Il terremoto ha impattato una realtà che era già profondamente indebolita da quelle che sono tendenze su cui stiamo cercando di lavorare, non senza però partire dal presupposto che il problema dell'inverno demografico, del calo delle nascite, è un problema nazionale che impatta di più nelle aree interne, ma che va prima affrontato a livello nazionale. Da questo punto di vista il Presidente del Consiglio ha le idee molto chiare, proprio in questi giorni si sta elaborando un piano per il rilancio demografico dell'Italia. All'interno di questo piano noi possiamo vincere la nostra battaglia per ridare impulso, vitalità e slancio anche a delle aree che possono essere sostenute con fondi pubblici dedicati, che però devono avere come centro il lavoro. Le famiglie decidono di rimanere o di tornare se sanno che le garanzie di lavoro per la propria famiglia, per i propri figli, sono chiare e inequivoche. Ecco, questa è la strada, secondo me, che va poi abbinata, lo dirò anche nel corso di questo convegno, ha una grande capacità di gestire i servizi sociali e gli anziani, perché comunque dobbiamo lavorare sul ripristino della vita, nuova vita, ma anche sul mantenimento di quelle che sono le fasce invecchiate della popolazione. Nella modernità noi siamo riusciti ad allungare i tempi della vita, è una cosa meravigliosa, è una grande conquista, però dobbiamo garantire qualità al tempo della ultima parte della vita. Da questo punto di vista, altro provvedimento, una legge delega importante che è stata varata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, quella che va nel senso di favorire proprio la domiciliarità dell'anziano, sostegno territoriale che in questi posti meravigliosi, non lo dimentichiamo, possono rappresentare una risposta ai problemi dell'anzianità. Gli anziani non devono andare in struttura, gli anziani devono rimanere a casa loro con un sistema pubblico che consente però ai familiari di rendere possibile questa cosa. Città della Carità è un modello che anche in altre diocesi e territori ha dimostrato di essere un presidio assolutamente fondamentale proprio in rapporto all'aumento della povertà in Italia. Quasi 5 milioni di poveri in Italia secondo la Caritas nazionale. Devo dire che la possibilità di unire dignità dell'aiuto alla conoscenza del soggetto effettivamente che necessita d'aiuto è una delle risposte che le diocesi stanno dando in maniera molto convincente, quindi complimenti in bocca al lupo a Monsignor Leuzzi, ma cerchiamo di aiutarlo perché il sistema pubblico deve rendere meno difficile l'esempio di tanti volontari che si vogliono mettere in gioco. La coincidenza tra la nuova piattaforma e le scadenze del CAS hanno prodotto più di un disservizio. Da questo punto di vista ho appuntamento proprio con il responsabile della protezione civile, perché sapete che il contributo è questione che attiene alla protezione civile, ma è il commissario che deve compulsare, sollecitare, stimolare per evitare che i nostri anziani, soprattutto perché credo che un po' di anziani siano rimasti tagliati fuori da questa vicenda proprio perché meno capaci, meno attenti legittimamente alle scadenze, devono essere messi in condizione di non perdere i loro diritti.